È motivo di gioia sapere che il Papa ritorna in Sicilia. Ogni volta che il Papa si sposta muove qualcosa e sono certo che questa visita, anche per questo legame particolare a Padre Pugliesi, significherà qualcosa per tutta la regione. Il Papa quando si muove, quando parla, vuole arrivare al cuore di tutti e credo che la nostra Sicilia abbia bisogno di una parola di speranza e di sentirsi al centro del cuore del Papa. Lo ha detto il vescovo di Agrigento, Don Franco, in vista della visita di Papa Bergoglio in Sicilia sabato prossimo. La venuta del Papa, aggiunto, è anche una provocazione. Ci aspettiamo solo parole di conforto e di amicizia, ma il Papa ha sempre uno sguardo rivolto in avanti, un po' come il Vangelo, provoca sempre. E il Santo Padre ha evidenziato il Cardinale Montenegro, potrà parlare dell'impegno di ciascuno, giovani compresi, affinché cambi qualcosa. E le cose cambieranno nella misura in cui cambieranno i nostri cuori. Oggi ha sottolineato Montenegro, che è anche presidente della Caritas, viviamo in una società dove si sta creando tanto individualismo, dove ognuno guarda a sé e ha paura dell'altro. Abbiamo paura gli uni degli altri e stiamo pensando di costruire un futuro con i muri. Quei muri ha ricordato che abbiamo abbattuto ieri perché pensavamo che rappresentavano un problema. L'amore per la verità, ha proseguito Montenegro, spinge il Papa a dire la verità. Noi purtroppo preferiremmo star bene tra noi, ma non è solo l'Europa che sta pagando la moneta della migrazione. Nel mondo, ha precisato, ci sono 245 milioni di persone che si spostano. E come detto in altre occasioni, viene chiamato il sesto continente. Agrigento ha 152.000 emigrati, c'è ancora oggi gente, ha sottolineato, che prepara le valigie e parte. Oggi in un mondo che si definisce globale, dovremmo, conclude, cominciare ad abituarci a convivere insieme.